Buonasera, 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 buonasera. Siamo in ritardissimo, quindi andiamo subito qui perché Streamlabs è cattivissimo oggi. Mannaggia. Ciao Fede. Ciao Rick, ciao a tutti. Bene, bene, dai, emozionati questo nuovo campionato SR GT3. Sicuramente ci regalerà tante emozioni, tante sorprese. Mark, quindi pole position 1:26, 345 davanti a Beccia, staccato di mezzo secondo. Seconda fila poi Scimeca di Catania, terza fila Gonnella Piccone, quarta fila Leandro Paleari, quinta fila Zappa Maggiore, sesta fila Elio Sessa Saddi, settima fila Perelli Avella, ottava fila Penugu di De Maria, nona fila Isgro Talin, decima fila Frisenna Fagiolo. Quindi 21esimo Pasquazzo, 22esimo Monduzzi, poi Grandi, Minini, Sbinotto, Fabrizio, Vigilio, Di Candia, Luin e chiude 30esimo Atturo. E allora eccoci qui sotto i semafori e bandiera verde, Bugmaster Rock and Roll con Mark che tiene alla grande la prima posizione dietro Beccia, si fa infilare da Leandro e anche da Scimeca. Intanto un contatto dietro, sul dietro secondo, Rattu su Avella all'esterno. Si gira leggermente a Avella, non so se si sono toccati o se l'ha perso un attimo lui. Tutto il gruppo dietro si è già spezzato in tre tronconi, il gruppo è uscito benissimo. Oh, che botta! In realtà è ritornato dritto subito Beccia. Vediamo se si capisce l'elicottero. Apparentemente sembra aver fatto tutto da solo Beccia perdendo la vettura, vediamo. Inizia a intraversarsi da solo, poi i picconi ovviamente se lo ritrova davanti. E Beccia infatti sta perdendo adesso, però Beccia ancora contatto, che colpo qui, la manovra forse di Saddi, sì, era Saddi. Qui attenzione di Catania, Elio problemi di ha perso. Vediamo se si vede l'elicottero. Ha perso posizione prima su. Lasciamo perdere. Troppi nomi non vedo però. Ah, piccolo contatto qui, ne paga le conseguenze. Frisenna su Rattu. Va all'interno. Sale così in 12ª posizione, vediamo se è riuscito meglio qui Rattu. Rimane dietro Frisenna, protegge bene. Perelli si gira mentre arrivavano Talin e Frisenna, ha rischiato tantissimo, hanno rischiato. Sì, per fortuna sono riusciti a passare indenni con Talin, che quindi sale in top 10, ma Frisenna esce molto bene. Va dalla Clark davanti, vediamo. E passa Tony con Talin che si gira, Talin la tiene. No, si gira Talin. E ora occhio perché deve lasciare sfilare tutto il gruppo. Con Pasquazzo e Sgro. Sì, Sgro che ha avuto un problema perché sì, la lotta era. Wow, attenzione! Quasi si tocca. Mamma mia! Sgro ha avuto un problema perché era Fabrizio che stava per attaccare Pasquazzo. Sì, ne può approfittare di Candia che si butta all'esterno qui, molto difficile. Invece ci prova Fabrizio con una staccata clamorosa. Mamma mia! E poi la perde però. Ecco. Attenzione Frisenna su Zappa all'esterno qui in curva 1, vediamo se riesce a chiuderlo Dario. Rimane not too easy all'interno e la tiene davanti là. Qua prova l'incrocio, vicinissimi Giolo, Saddi, Zappa, Frisenna in lotta qui, ancora Frisenna che sembra averne molto di più, per sempre l'interno Zappa che lascia l'esterno a Frisenna intelligentemente.
fortissimo Frisella. Croccia, grande attacco. Mamma mia, che sorpasso, spettacolo. Praticamente un secondo e mezzo. Adesso Pasquazzo ha creato un po' di buco. È successo qualcosa. È proprio Pasquazzo che si gira. Sbinozzo. Non volo a vedere se si vede qualcosa. Ah, ecco, proprio tra loro. Che rischio evitato. Ma non è mica finita, No, assolutamente. Qua Tony si butta all'interno. Attenzione, quasi vanno al contatto le due vetture. Ora è uscito forse un pelo meglio Tony, però poi avrà il favore di traiettoria Saddi. Vediamo chi alza il piede. Nessuno dei due. Tony chiude all'esterno. Un super, super sorpasso. Sì, un zappa. Po' di elastico. Deve stare attento perché è uscito veramente male. Allora Rattu può avere un'opportunità qui. Prende la scia, prende anche l'esterno. Vediamo se chiude. Non chiude. Passa Rattu davanti sì. a Dario. Scusa. Dice bene qua Tony. Prende ancora l'esterno come prima, sostanzialmente la stessa manovra identica, però sembra un pelo più vicino qui. Sì, lo è. Fuori dalla scia. Però Gonnella saggiamente prende il centro della pista. Attacco alla poi... Ricciardo però. Ha praticamente fintato in frenata, si è portato all'altra parte, piccolo contatto. Credo l'abbia lasciato andare avanti perché penso che avrebbe potuto passare. Vediamo. Non è finita però. Non è appena cominciata. Largo qui Gonnella e allora passa Frisenna. Qua c'è una cosa pazzesca da vedere. Un Zappa che ha passato Penugu e sale così in decima posizione. Erano in 3 in 4 decimi un attimo fa. Il buon Mark vince gara 1 qui a Brensec con 4 secondi e mezzo di vantaggio su Di Catania. Ottima gara anche per lui. Terzo Picconi. Il traguardo è bandiera verde. Bugmaster Rock and Roll per la seconda volta. Minini parte bene per tenersi la prima posizione. Arturo all'esterno. Ci ha provato, poi ha... Ci prova, ma Fabrizio ancora perde meglio. All'interno da Fabrizio però. E invece no, affiancati, invece vediamo, Fabrizio contattino. Passa Fabrizio per la seconda. Ah, leggero contatto, si girano in due, Fabrizio è proprio... Arturo. Attenzione. Si sono girati Fabrizio Arturo e sì. È rimasto fermo proprio Fabrizio. Un po' di contorno. Si toccano dietro Sgro e Perelli. Breccia. È Breccia, scusa, che ha preso il colpo. Oddio, anche qua. No, raga. Ah. Così, però no. De Maria. Fioccano le bandiere gialle. Safety car, secondo me. Due. Un po' pizzata. No, invece la safety è ripartita. Quindi mi ha tratto in inganno. No, Dario Amuro. Attenzione che davanti Tallinn qui... che prende Tallinn. La prima posizione sì. Attenzione lì davanti perché ci sono veramente tantissime macchine appaiate. Si gira, attenzione lì dietro ancora qui. tantissimi contatti. Avella fermo in mezzo alla pista. Attenzione Di Catania vuole andare davanti a Mark. No, dovete vediamo fare qui. Come nel ciclismo. Curva 1 Di Catania si butta dentro. Non fate il peloton. E lo passa all'interno. Di Catania che comunque protegge giustamente la posizione. Si butta dentro lo stesso salvo e sale in 14esima posizione. Vediamo se ne approfitta Mark. Mark ha perso una posizione. Due posizioni perse da Mark su Penugu e Gonnella. E dietro a Di Catania sì, si fa spingere, attenzione, fagiolo davanti. Botto. Il
Fagiolo a muro, vediamo cosa è successo qui contatto forse con l'altra Ferrari. Ai, sì, ai che botta, ai che botta. Non è finita qui davanti, perché Rattu va all'attacco di Isgro e in fotocopia anche Mark su Sbinotto. Due sorpassi identici in curva 1. Attaccato a Pirelli. E dietro si fa vedere Frisenna, che è già arrivato in settima posizione. Attenzione a Zappa. Si butta all'interno su Pirelli per prendere la chiude, sì, la quinta posizione. Tatto tra Grandi e Minini, forse Minini ha sbagliato la frenata. Frisenna è già passato, penso, cioè è già affiancato. No, sì, è affiancato. Staccata in curva 1, Pirelli resiste all'esterno. È ancora interno, però ancora interno. Pirelli resiste, molla, ancora all'esterno. Non molla. E Frisenna davanti. Frisenna davanti. E anche Scimeca vuole star dietro al suo compagno di squadra. Ti butta dentro su Pirelli. Eccolo. Salvo decimo. Sniper largo, largo però qui Scimeca. Contrattacco di Pirelli. E ripassa quinto. Grande sorpasso contro sorpasso qui tra Scimeca e Pirelli. Pressione su davanti, Maggiolo, scusa, qui. Devo andare davanti perché Frisenna è su Zappa, che a sua volta è su Monduzzi. Questo è tutto il podio. Si butta dentro Frisenna e passa Zappa, ma può provarci subito su Monduzzi. Vediamo se lo fa qui. E lo fa la Druiz, lo fa. E sale in secondo. Frisenna è veramente indiavolato. Oggi sta andando come un treno. Super giallo dietro. Ma c'è Dario Scimeca che passa. Scimeca. E di Catania tirate. Anche mi sa. Può essere anche di Catania coinvolto, mi sa. Scimeca qui si tocca. È di Catania, sì. Anche sì, Salvo, anche Salvo, sì, che sfortuna. No, vabbè, abbastanza Frisenna consolidato, sniper sale su, passa, sì, passa Maggiolo. Sì. E va Frisenna ottavo. Quasi un secondo. Oh, colpo di scena, si è girato Talin completamente da solo. Che errore di Riccardo. Vediamo se riesce a ripartire. Accelerato mettendo due ruote sull'erba e si gira, colpo di scena incredibile a 4 minuti dalla fine, perché ha perso, perché non è possibile, si è spostato, è troppo lento ancora. Dunque, come prima, vediamo se si butta dentro di Catania. No, rimane ancora dietro. Minini fa delle traiettorie comunque. 8, ancora sembrava quasi contatto. Adesso è contatto, adesso sì. Adesso è contatto, adesso sì. E Mark se ne va. Peccato. E Riccardo Talin vince gara 2 Team FNR su Porsche davanti a Frisenna secondo e Darione Zappa terzo.